chiesto di intervenire il consigliere Abate, prego. Io comprendo poi il disagio del cittadino, comprendo il distacco del cittadino dalla politica, comprendo anche purtroppo poi il qualunquismo del cittadino, il quale alla fine incomincia a dire, e non ha torto, alla fine dice siete tutti uguali. Beh, io mi sarei aspettato un'amministrazione di centrosinistra, credetemi. Ripeto questo fatto perché alla luce della votazione che c'è stata 2 minuti fa, io dico qui ci sono soggetti che almeno hanno fatto anche delle battaglie in favore della sinistra, in favore dei bisognosi, usando il... No, ci sono persone che hanno fatto platealmente battaglie per la sinistra a fianco ai cittadini, a fianco persone di quella maggioranza. Sì. Stavano in piazza e urlavano a favore dei bisognosi. Ebbene, urlavano. Sapevano chiamare il sindaco di tutti, l'attuale sindaco Melucci di tutti i nomi, urlavano, difendevano a parole sempre platealmente i diritti dei più deboli. Allora uno dice appello, perché alla fine sono persone che hanno una loro ideologia e difendono certe categorie. Arriva il Consiglio Comunale e completamente la realtà si ribalta. Sembra quasi, io non appartengo al centrodestra, faccio parte dell'opposizione, ma sembra quasi che si sia ribaltato, che una battaglia per i diritti dei diritti dei più deboli provenga dal centrodestra e da movimenti civici, e viceversa la maggioranza di centrosinistra con compagni, quelli con il pugno alzato, improvvisamente sembrano essere diventati i più berlusconiani, i più leghisti, non se ne voglia l'amico Francesco, nel senso che quelle politiche potevano magari essere imputate a un centrodestra. Invece abbiamo proprio la trasformazione, proprio il ribaltamento completo, per cui il cittadino poi alla fine non riesce a capire più nulla, non riesce a capire cos'è il centrodestra, non riesce più a capire cos'è il centrosinistra, e soprattutto mi domando come mai tutti questi populisti, questi uomini del popolo, queste persone così vicine a chi soffre, improvvisamente queste persone ora sicuramente non avranno più il coraggio di guardare in faccia il poveretto che chiede giustamente un aiuto all'amministrazione comunale. Cosa dovete dire? Cosa devi dire, compagno contrario? Cosa dovrai dire? Che c'è? Però parliamo del tema, che il contrario non c'è neanche. No. Presidente, è una libera scelta democratica. Se il compagno contrario, qualsiasi altra persona, vuole votare in un certo modo, è liberissimo di farlo, per l'amor di Dio. Siamo in democrazia. Però poi io vorrei capire la coerenza, vorrei capire poi cosa si può dire al bisognoso. Che cosa? Che tu c'hai meno di 15.000 euro e non devi godere di un'esenzione? Insomma, qui è qualcosa di aberrante, è qualcosa di aberrante. Come anche, vedete, in questo momento, guardate, non c'è il sindaco, non c'è un assessore, guarda, ditemi voi, è normale? Dove sono? Sono andati a mangiare la pausa pranzo? Non lo so, guardate, non c'è un assessore, questa è un'amministrazione assente, guardate, i banchi parlano chiaro, un assessore non c'è. Ma stiamo giocando? Ma questo è un consiglio comunale, penso, la massima assise cittadina. Penso che noi consiglieri, voi di maggioranza, voi di minoranza, vogliamo essere rispettati, perché quella è l'amministrazione, quella è la giunta, bella o brutta, che piaccia o no, quella è stata eletta e quella deve governare. Ma deve governare, non essere assente. Si avvia la conclusione, per favore. Sì.
L'assessore Viggiano, che diceva maggioranza, minoranza assente quando noi uscimmo dall'aula, ora la giunta non è uscita dall'aula per protesta, è proprio assente. Signori, dove sei Viggiano? Se ci sei, dacci un corpo. Grazie. Dove sei Viggiano? No, scusa, grazie. Ci sono e altri... dove sono gli altri? Il sindaco Meluccio ormai è... Perdonatemi, scusate. Ci sono altri interventi. Quindi, sul punto? Signori, guardate. A posto. Amministrazione assente, neppure un assessore. Chiedo scusa, ha chiesto di intervenire...